Ciao amici, credo che non farò neanche un taglio, quindi spero di beccare tutto quello che voglio dire. Spero di essere chiaro nel mio discorso perché oggi vi spiegherò perché non è che non voglio fare video, perché non voglio farli in generale, ma perché non ci riesco a farli video ultimamente. E voglio partire da un discorso molto semplice, molto diretto e che a volte credo che bisogna proprio fermarsi e capire che cosa sta succedendo, perché molti YouTuber, molti di noi che fanno video a volte cercano solamente magari un'approvazione da qualcuno, no? Cerchiamo di essere approvati, di piacere a tutti i costi agli altri per quello che forse siamo, perché io sono abbastanza naturale e genuino nelle cose che faccio, però tendiamo, secondo me, a pensare che qualcuno ci metta mi piace, quindi il nostro ego si sviluppa in modo così elevato che ci dimentichiamo di quello che è veramente importante nella vita, perché nella vita ci sono molte cose importanti che forse abbiamo dimenticato totalmente. Basta pensare all'empatia verso le persone, no? Abbiamo questa abitudine a pubblicare necessariamente qualcosa tutti i giorni, tutti i giorni. Speriamo che qualcuno ci veda la storia su Instagram in modo che io possa in qualche modo sentirmi amato, che è un amore volatile, un amore quasi, come dire, quasi finto, falso, non è una vera e propria dimostrazione di amore e di affetto. Quindi perché non riesco a fare video sostanzialmente? Perché questa cosa ha colpito anche me, come se dovessi fare il video non per soddisfare la mia voglia di creatività a un certo punto, ma di soddisfare la mia voglia di approvazione. Faccio il video, tutti mi diranno che sei bravissimo, Billy, sei una persona geniale e meravigliosa. E con questo non voglio dire che non farò più video, perché probabilmente mi tornerà la voglia artistica di rifarli, se così si può chiamare artistica la voglia, e niente va praticamente. Quindi non devo fare tagli, quindi mi devo un attimino riorganizzare le idee, però diciamo il discorso è quello. Volevo semplicemente soffermarmi su questo periodo storico che non apprezzo in toto, proprio perché ricordo, questo qui vi sembrerà un discorso un po' da boomerone. Però mi ricordo che prima c'era una voglia di incontrarsi e di fare delle cose assieme, tutti quanti. C'erano degli ideali, non c'era inaridimento dell'empatia verso le persone, e è una cosa che percepisco tutti i giorni nelle persone, negli occhi delle persone. Anche a lavoro vedo un po' di tristezza negli occhi della gente, ma di tutta la gente, assolutamente. E vedo anche molta più emarginazione di prima, perché non ci si accorge effettivamente della persona che abbiamo avanti, che probabilmente sta soffrendo, ma no, non ci facciamo caso. Quella persona magari non ci interessa se sta male, perché siamo tutti fragili, siamo tutti deboli, e quindi tra deboli, anziché aiutarsi come dovrebbe essere nella normalità, tendiamo a ignorare totalmente i problemi. Stiamo macinando, stiamo crogiolando in una solitudine anche quando siamo in mezzo alle persone. L'altro giorno mi sono fermato un attimo a guardare le persone, un gruppo di persone di qualsiasi età, quindi non è neanche un problema generazionale, bensì un problema societario. Tutti con il telefono a guardare qualcosa che non so, quando si poteva tranquillamente parlare tra persone. Voi direte, non sempre vogliamo parlare, sono d'accordissimo su questo, non necessariamente bisogna parlare con persone che non si ha interesse, però io penso che parlando con le persone puoi capire anche che tipo di persona abbiamo davanti, se ci può lasciare qualcosa, se possiamo lasciare noi qualcosa a questa persona. E ragazzi, l'empatia è andata veramente a farsi fottere, non c'è più una comunità unita, non ci si aiuta più tra di noi, si pensa solamente ad avere anche relazioni totalmente usa e getta e tossiche, non c'è più quel senso di appartenenza anche a un gruppo, tutto è cambiato, l'arte è cambiata in maniera concettuale, ma una concettualità che io non riesco a capire. Una concettualità che io non riesco ad approvare, perché mi sembra tutto fatto
soldi, solo per vendita. Cioè l'arte deve essere anche economia. Però mi sembra qualcosa di totalmente astratto, di totalmente inutile, come gli NFT si chiamano quelle opere d'arte digitali che non hanno anima, non hanno un valore, hanno solamente un valore economico, ma non hanno un valore artistico. C'è un inaridimento di tutta la società. E io non riesco a farne parte, non è una cosa che mi interessa, è una cosa di cui io non voglio fare assolutamente parte, per questo che in questo momento non voglio fare video. Sicuramente mi tornerà la voglia anche a brevissimo di farli, anche fra 3 giorni magari mi viene la voglia, ma perché è più un bisogno mio di mettere su carta quello che penso. Però sicuramente non lo farò più con quella foga di avere like, di essere chiamato bravo, di essere chiamato un genio, perché io questo non credo di poterlo più accettare. Voglio anche in piccole dosi dare aiuto a qualcuno, voglio rendermi utile, voglio empatizzare con le persone, con gli ultimi, con gli emarginati, e non voglio che mi mettano il mi piace semplicemente per un mio tornaconto emotivo, personale, stupido. Perché diceva un vecchio saggio che devi fare del bene e dimenticarlo subito, perché altrimenti non è vero bene. È quello che mi piacerebbe molto fare in questo mio periodo storico della mia vita, come se fosse la mia seconda parte di vita. E credo che dovremmo tutti fermarci un attimo, non correre più. Non pensare che la nostra vita è basata sulla carriera, sul successo, perché il successo ti porta qui, ma poi ti fa cadere molto più veloce, ti fai molto, ma molto, ma molto, ma molto più male. Mentre la serenità di una normalità, di un amore, di un'amicizia sincera, di un'apertura anche le proprie debolezze verso il prossimo può solamente portarci a un mondo sicuramente migliore, che sembra un discorso da vecchio, ma vi ripeto, il problema non è nei giovani, è in tutti oggi, dal sessantenne al bambino di 3 anni che magari non sfoga la sua creatività perché sta pigiando su un tablet o su una qualsiasi cosa del genere, che noi ci sorprendiamo quando vediamo un bimbo che piglia sul tablet, ma è una cosa di una semplicità così unica che non c'è nulla di speciale in questo. Quindi cerchiamo di renderci speciali di nuovo, non autoconvincendoci che siamo tutti speciali. E con questo, ragazzi miei, il vostro Billy Foster di quartiere vi saluta, ma ci vedremo presto sicuramente. Un bacio a tutti.